60 minuti, o la va o la stacca. Sì. Sotto le sensazioni le sappiamo tutte, l'ultima partita, bisogna vincere, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista tecnico sarà una partita la stessa di domenica scorsa oppure il Latina cambierà qualcosa? Ma io credo che l'inizio loro lo imposteranno un po' come domenica scorsa. Però sono anche convinto che nel corso della partita è molto probabile che ci siano dei cambiamenti dovuti al tipo, anche agli episodi. Quindi noi dobbiamo sapere che prepararci a tutto, sapere che in ogni caso ci giochiamo, siamo padroni del nostro destino, come lo è anche il Cesena, perché ci giochiamo entrambi nell'ultima partita la promozione, loro hanno il vantaggio del doppio risultato, noi abbiamo il vantaggio di stare in casa. Chi sarà più bravo avrà questa grandissima non ricompensa, perché non è una ricompensa, penso proprio gioia, perché nella Serie A penso che sia una cosa veramente che da certi punti di vista per chi fa il nostro mestiere è come nel paradiso. E quindi di sicuro non li mettiamo il tappeto rosso domani, venderemo cara la pelle con le nostre armi. E Latina cambierà qualcosa sotto l'aspetto tecnico? No, deve fare più cose. Noi siamo stati pericolosi, secondo me, sia il primo tempo che il secondo tempo. Quindi quelle cose non vanno dimenticate e vanno rafforzate. E poi, certamente, anche mettere qualche alternativa in più. Quanto condiziona tatticamente nelle scelte che farà il fatto di avere solo un risultato del loro due? Cioè, proprio tatticamente con Bari è stata una scelta precisa, primo tempo di gestione e poi andare avanti e fare quello che poi viene riuscito. Qua cosa può... Però col Bari, almeno da parte nostra, non c'è mai stata gestione del risultato. Noi abbiamo sempre provato a vincere e anche le scelte, tutto che abbiamo fatto in campo è stato improntato alla vittoria. Poi è venuto fuori un 2-2 che a noi andava bene. E domani deve essere uguale. Noi dobbiamo fare tutto per vincere con equilibrio, perché è una squadra che quando a campo può essere pericolosa, però poi alla fine l'unica differenza è che purtroppo stavolta il pareggio non ci farà gioire, ma da là insomma, l'atteggiamento e la lettura della situazione deve essere quella dell'altra volta, che dove proviamo a tutti i costi a vincere. Mister, serve vincere al Francioni, dove ultimamente la cosa è risultata un po' difficile. Ci hai pensato mai in queste ore, a partire da domenica sera ad oggi, questo aspetto? Non ci ho pensato, perché io sono convinto che queste partite non escono da ogni tipo di schema e anche di ultima lettura. Purtroppo anche al contrario, perché noi era una vita che perdevamo fuori casa e siamo andati a perdere fuori casa. Quindi credo che le statistiche e quel che è stato domani non conterà nulla. Come evitare la frenesia del gol? Noi appunto concentrandoci sul fatto che la partita si può, noi abbiamo un grande esempio da queste partite, perché in tutte e tre le gare abbiamo segnato negli ultimi 10 minuti, a dimostrazione che la partita è sempre, puoi segnare sempre, quindi non dobbiamo avere questo tipo di frenesia. Poi se arriva prima molto meglio, però se no concentrati, equilibrati e sempre con la stessa attenzione. Da non solo da allenatore, sarebbe pure facile, ma da ex giocatore pure, che cosa hai detto ai tuoi ragazzi? Stiamo continuando a parlare, qua è a ruota libera. Perché anche perché poi passa talmente poco tempo tra una gara e l'altra che sei sempre a mettere roba. No, nel senso, non a livello del Cesena, come scende in campo, come fa la sua posizione, no, come scala. Dopo da uomo di calcio, cioè io ho giocato, se Roberto deve parlare con Pasquale, Roberto Cangianiello, cioè... Queste sono cose nostre. Perfetto. Senti, no, è giusto. L'assenza di Esposito condiziona qualcosa? Dico, quando di certezze, ad esempio, il modulo del 3-5-2. No, non cambiamo modulo di sicuro. Le nostre certezze sono sempre state queste e abbiamo fatto anche partite senza Esposito, quindi... cambi di una virgola, troveremo soluzioni
all'interno delle nostre idee, delle nostre convinzioni. E i convocati? Convocati sono gli stessi dell'altra volta, tranne Esposito, c'è Bruno. C'è Bruno e c'è Figliomeno. Milani? No, erano 21, quindi manca, vabbè, c'era Forzani questa volta. Sono sempre 21. Sempre tu, un con due portieri, Figliomeni e. Figliomeni sono labile a tutti gli effetti, Figliomeni è guarito del tutto. In questi momenti si stringe i denti. È una partita. Poi vediamo. Mister, loro vanno aggrediti nella loro metà campo come è fatto a Cesena, oppure dobbiamo attenderci? A loro secondo me non è che tu solo li aggredisci, anche per strategia ti aspettano là, quindi noi dobbiamo prepararci anche al fatto che possono stare là, però io ho visto che nel secondo tempo due o tre occasioni abbiamo create con loro là e anche nel primo tempo col 3-5-2 abbiamo create ugualmente, quindi certo che può essere più complicato, però non è che questo ci demoralizza, la partita facciamo uguale. Come vanno gestiti i cambi, se magari anche nel primo tempo non dovesse arrivare il gol? Come vanno gestiti? Una traccia, un'idea di base c'è, poi è logico che dipende da tante cose, perché puoi avere giocatori più o meno stanchi, puoi avere i problemi diversi che devi fare cambi forzati, quindi da là devi leggere il momento e capire poi dopo il risultato. Perché anche in base a come sviluppa il risultato puoi fare certi tipi di scelte, e quindi là si tratta di preparare alternative a tutte le situazioni, vedere quella che capita. Diciamo un Paolucci è pronto soltanto proprio per l'estrema razio per il finale, oppure già può giocare qualcosa in più? Dall'inizio diventa difficile perché ha lavorato poco con la squadra, ha una voglia che è fantastica, è nel gruppo, poi vediamo come va la partita. Avete preparato, immagino risponderai, situazioni anche da mischia finale, cioè da ultimo minuto? Abbiamo preparato tante situazioni nei vari momenti della gara, quindi può anche essere che qualcosa... sono letture, quindi anche come al fine di partita dell'altra volta. Immagino che sullo 0-0 gli ultimi 5 minuti succederà un po' di tutto, quindi immagino che vediamo se saremo 0-0 gli ultimi 5 minuti. Diciamo che sarà. Mister, noi l'abbiamo conosciuta come un fatalista in questi mesi, e io se ripenso, vado a memoria, adesso magari qualcosa mi sfugge, alla carriera da allenatore da giocatore con la Salernitana, fate da giocatore un grande rush, arrivate lì col Cagliari e fanno un pareggio, con la Salernitana alla finale 2-0, 1-0 mi manca un gol, col Parma Buffon le fa l'unico errore della carriera, penso prende gol sul palo su punizione mai visto in 20 anni di carriera. Insomma, vi do anche tre campionati. Parlo delle partite secche, insomma. Da giocatore abbiamo invitato a Parma alla Supercoppa italiana al 93esimo, quindi voglio dire... No, ecco, vedendo insomma il gol di Pisotti... Io credo che si bilanci tutto quanto. Il gol di Pisotti alla fine, il gol di Pisotti al 90esimo, pensa insomma di meritarsi anche un po' una ricompensa, diciamo, se è arrivato questo momento. Non penso che uno se lo meriti, perché tutti lavoriamo, tutti i tecnici, tutti i giocatori, lavoriamo col massimo impegno e con la massima professionalità. Poi dopo chi decide dall'altro non è che decide per l'impegno solo, il lavoro potesse nelle mani anche e vedere, però insomma al di là di questo abbastanza, non è che sono fatalista, io e il mio gruppo facciamo le cose col concetto di farle sempre al massimo, se poi non va così la vita è questa, nel senso c'è di peggio anche, quindi in quel senso, però col concetto di vendere cara la pelle appunto e di provare fino all'ultimo in ogni situazione di fare il massimo, mettendosi anche poi nelle mani di chi... di chi poi decide per tutti tutto quanto. Mister, a me ha colpito, rivedendola poi un'istantanea del gol di Pisotti, e anche i giocatori un po' più esperti hanno esultato, lui è tornato subito verso il campo, dimostrando anche una personalità che anche nelle giocate poi è sempre in crescita, anche qui in casa col Bari. Sì. È tra i giocatori, tra i giovani che ha avuto, quello che ha avuto la crescita maggiore da tutti i punti di vista? Sì, si è cresciuto molto, ha, avevo già detto, una grande capacità di lettura tattica già di sua, quindi infatti io metto tutte le parti, l'atteggiamento è sempre
giusto, è una sua prerogativa, è una sua, e quindi la fa, gli fa dare anche qualcosa in più. È freddo, perché poi dopo nei momenti determinati fa le cose giuste, ancora, cioè non perde il controllo. All'interno dello spogliatoio, tra squadra e missa, che tensione avete? Come la aspettate questa finale? Non dobbiamo avere tensione, nel senso, deve esserci una giusta, e c'è, consapevolezza di quello che stiamo vivendo e affrontando. Però la tensione porta, secondo me, ad andare un pochino oltre, e non è quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo giocare con tanta lucidità. La rabbia, la cattiveria ce l'abbiamo sempre avuta e ci sarà anche domani. La lucidità dobbiamo continuare ad averla fino alla fine. Li hai categorizzati sulle palline attive? Abbiamo guardato, poi non è una squadra che ha mai sofferto, quindi magari a volte che ne facciamo due noi stavolta su palline attive. Quindi abbiamo un po' registrato, abbiamo ripassato due o tre cose e poi dopo anche là. Avete sempre parlato di emotività, quindi... Sì, vabbè, dobbiamo essere bravi a fare ancora meglio, questo sì. Non mi staccate il mister, va. Posto. Posto. Grazie.